In questa registrazione vi presenterò un diagramma con la formula visiva che evidenzia come il formato di un disegno ed il suo numero di inventario siano una invenzione geniale ma non reale di un metodo millenario accettato da tutte le istituzioni internazionali. Le misure ed i numeri di inventario possono essere cambiate continuamente dai dirigenti del Ministero della Cultura, dai sovrintendenti e dai critici d'arte che conoscono questo sistema, a condizione che al loro interno rimangano sempre le stesse informazioni. Per le misure delle opere d'arte il calcolo va sempre cercato nei millimetri. Ogni opera d'arte ha un formato informativo e non reale. Le misure che ora vedremo sono pubblicate nella scheda dell'opera della Mostra di Venezia del 2010 dal titolo «L'uomo vitruviano tra arte e scienza» e quindi sono misure ufficiali. L'uomo vitruviano è un disegno a matita e inchiostro su carta di Leonardo da Vinci. Per gli studiosi l'opera è datata 1490 circa ed è conservata nella Galleria dell'Accademia di Venezia. Misura 34,5 per 24,6 cm. Il numero di catalogo attuale è il 228 e quello precedente il numero 28. Vediamo ora come i ministeri hanno messo la data dell'opera nel formato del foglio. Faccio un timbro. Metto l'anno 1490, anno di esecuzione dell'opera, e devo trovare i numeri di Leonardo e legarli all'età di Cristo morto a 33 anni. Leonardo è nato nell'anno 1452, metto 52. Quando ha 38 anni, 52 più 38, 90, metto il numero 90, che è rappresentativo dell'anno di esecuzione dell'opera. Segue il numero 33, l'età di Cristo. Adesso conosco i quattro numeri, 52, 38, 90, 33. Questi numeri si devono trovare nelle misure dell'opera, nel numero di catalogo attuale ed in quello precedente. Il disegno è alto 34,5 cm, i centimetri devono essere trasformati in millimetri ed ottengo il numero 345. Questo numero è composto da tre volte l'età di Cristo, 33, tre volte l'anno di nascita di Leonardo, 52, e una volta l'anno di esecuzione dell'opera, 90. Adesso faccio questa operazione. 3 per 33, 3 per 52, 1 per 90. La somma di queste tre moltiplicazioni mi dà il numero 345. La base dell'opera misura 24,6 cm, che trasformo in millimetri, e sono 246. Questo numero è composto da tre volte l'anno di nascita di Leonardo, 52, e una volta l'anno di esecuzione dell'opera, 90. Faccio questa operazione. 3 per 52 più una volta 90, ottengo il numero 246. Se adesso sommo le due misure del disegno, 345 più 246, ottengo il numero 591. Questo numero contiene al suo interno 11 volte il numero 33, l'età di Cristo, e 6 volte il numero 38, l'età di Leonardo. Adesso faccio questa operazione. 6 per 38, 228, ed è il numero di catalogo. Vediamo come è stato messo il numero 28. I numeri saranno 38, l'età di Leonardo, e 33, l'età di Cristo. Con questi due numeri si è ottenuto questo numero, il 28. Metto il numero 38, l'età di Leonardo, e gioco con un numero chiave, in questo caso è il numero 5. 38, l'età di Leonardo, meno 5, ottengo 33, l'età di Cristo. Se tolgo ancora il numero chiave 5 all'età di Cristo, ottengo il numero del catalogo 28. Con questo sistema non solo hanno datato tutta l'opera di Leonardo, ma anche quella degli altri artisti. Quello che sorprende è che di ogni artista conoscono l'anno di nascita.